SIGEP 2018, ci troviamo nel Tempio della Depurazione dell'Acqua. Siamo in compagnia di Enrico Metti allo stand di Brita Professional. Buongiorno Enrico e bentornato dinanzi alle telecamere e ai microfoni di Oreca TV. Buongiorno Fabio e ben ritrovato. Grazie, io vedo che sei piuttosto stancuccio, provato direi dopo 4 giorni di lavoro intensissimo, vista la mole di attività che avete realizzato in questi giorni. Ecco, facciamo un riepilogo intanto di quello che avete fino ad oggi proposto qui alla nuova edizione, quella 2018 del SIGEP. Hai proprio ragione. Posso dire che sono stanco ma felice e non è una frase di rito. Abbiamo riproposto durante questa edizione, per quanto riguarda la nostra gamma prodotti, tutte le nostre linee destinate al mondo del fuori casa. Linee di prodotto destinate a forni a vapore, destinate a sistemi di lavaggio, ma soprattutto qui siamo nel padiglione dedicato al caffè, quindi tutti i sistemi di filtrazione destinati alle apparecchiature professionali per macchine da caffè. Nello specifico, quali sono gli articoli che avete presentato dedicati all'oreca e a quello che ormai io chiamo micro oreca? Allora, partiamo ancora una volta dall'ultimo sistema nato e presentato in Casa Brita, che è il sistema Purity Steam dedicato a forni a vapore, forni a vapore boiler o iniezione diretta. È un sistema che si caratterizza da un lato per il ridotto costo di primo impianto, ma dalla elevatissima efficacia e funzionalità. Si caratterizza per un'elevata portata che raggiunge è in grado di sostenere una portata fino a 300 litri ora ed è in grado di coprire i fabbisogni di apparecchiature anche di alta gamma e di elevato fabbisogno di acqua. Passiamo poi ai nostri sistemi che sono destinati al mondo del lavaggio, i sistemi Purity ST Clean e Clean Extra, che sono in grado di trattare nel primo caso Purity Clean fino a 12.000 litri d'acqua, nel secondo Clean Extra 5.000 litri d'acqua, con risultati di lavaggio analoghi a quelli ottenibili con sistemi a osmosi inversa, ma con vantaggi di costo rispetto a questa soluzione e soprattutto con minori vincoli per quanto riguarda l'installazione, non necessitando di collegamento elettrico e non necessitando il sistema di scarico dell'acqua. E poi torniamo a parlare della nostra linea Purity C, declinata in vari modelli, vari formati, che è il prodotto principe per quanto riguarda le installazioni su macchine da caffè espresso. Stamani, quando sono passato al volo qui in uno dei corridoi di questo incrocio, avevo visto una ragazza che con il suo grembiulino, la sua tutina, i suoi guanti, aveva in bella mostra delle buste di prodotto in grani per poterle offrire ai clienti che venivano qui, ai visitatori di SIGEP 2018, e tu mi hai detto te la faccio vedere poi nel pomeriggio quando passerai per realizzare l'intervista. Siamo ormai in orario ritardato, abbiamo fatto un ritardo colossale, cari amici, perché saltellando qui e lì per questi 20.000 metri quadrati è un po' complesso andare a rispettare gli appuntamenti. Tuttavia io vorrei chiederti qual è il metodo di preparazione attraverso il quale Brita può riuscire a dare un risultato in tazza ai limiti della perfezione anche con il cold brew. Mi dai lo spunto per parlare di un'iniziativa di cui sono molto felice, che abbiamo appunto avviato in occasione di SIGEP,
abbiamo dato spazio nell'arco di queste quattro giornate a una serie di micro torrefattori di specialty coffee, quindi caffè di elevata qualità, che vengono preparati non solo con tecniche espresso, ma che sono adatti a preparazione filtro, e si sono alternati sul nostro stand avendo la possibilità da un lato di presentare le loro specialità sia ai professionisti sia agli appassionati del mondo del caffè, per fargli sperimentare dei metodi nuovi di degustare questa squisita bevanda. E nel far questo abbiamo anche dato loro la possibilità di mostrare a chi si fermava a degustare i risultati che sono dati sulla preparazione di queste bevande con l'utilizzo di tre tipologie di acqua diverse. E è bellissimo vedere come tutti restano sbalorditi nel constatare come, a partire dallo stesso prodotto, con lo stesso metodo di preparazione, variando esclusivamente la qualità dell'acqua, otteniamo tre bevande in tazza dal profilo organolettico completamente diverso l'una dall'altra. Questo è possibile, appunto, può essere replicato su qualsiasi punto vendita con l'opportuna scelta del sistema di trattamento applicato, che deve partire necessariamente dalla conoscenza della materia prima acqua a disposizione, della sua composizione, dalla definizione dell'obiettivo che abbiamo nella preparazione del nostro prodotto, della metodologia di preparazione applicata. Questo può consentire a qualunque operatore di scegliere il metodo di trattamento più appropriato ai propri fini per ottenere una composizione bilanciata che gli consenta di ottenere il miglior risultato nell'estrazione del proprio prodotto, così come lo ha pensato, tostato, così come lo ha estratto. Tutto questo in ragione della durezza dell'acqua e delle componenti dell'acqua che si va a utilizzare. Enrico, grazie, hai fatto uno sforzo enorme, perché io ti ho visto prima che eri veramente stanchissimo, provatissimo. Ricordiamo solo a questo punto qual è l'indirizzo di posta elettronica al quale possono coloro che sono dall'altra parte scrivere per entrare in contatto con voi e avere maggiori informazioni sui prodotti, su eventuali partnership da andare a iniziare con Brita. Innanzitutto partiamo dal nostro sito www.brita.it, indirizzo di posta elettronica professionalitalia@brita.net. Grazie Enrico, amici non andate via, noi continuiamo per mostrarvi altre novità qui al SIGEP 2018. Io ti lascio andare ai clienti che ti attendono dietro la telecamera. Siete stati veramente presi d'assalto quest'anno. Una lotta. Beh, meglio così, non andate via. Grazie Fabio e alla prossima.